e quindi lei, dottor Delfrate, ospita ad ottobre la 15ª riunione europea Shiva. Quali sono gli obiettivi che lei si prefigge per questo importante evento? Innanzitutto vorrei sottolineare che la scelta di Cremona non è una scelta casuale, ma un riconoscimento che viene esplicitato a un lavoro che è stato svolto negli ultimi 10 anni e che è stato enorme come mole, un lavoro sia di offerta per le persone, per i pazienti, in particolare per la chirurgia venosa, ma anche un lavoro che è stato rivolto alla formazione con l'obiettivo della diffusione di concetti di valutazione emodinamica e di conoscenze di fisiologia e quindi di funzionamento sia del sistema venoso ma anche del sistema arterioso, dicevo, diffusione di queste conoscenze al maggior numero di colleghi possibili per fare sì che il maggior numero di persone possibile sul nostro territorio, e parlo di territorio nazionale, ne potesse beneficiare. Di fatto in 10 anni di attività non meno di 400 colleghi sono venuti ai corsi che sono stati organizzati a Cremona. Noi vorremmo richiamare tutti questi colleghi in questa riunione plenaria d'ottobre per fare in modo che si possa avere un confronto di idee e di opinioni fra esperti che possa essere indirizzato a tutti questi colleghi, e quindi diciamo un modo per potersi confrontare al massimo livello su quelli che sono i concetti, le impostazioni di diagnostica e i concetti di impostazione della strategia terapeutica. Ovviamente tutto è finalizzato al miglioramento dell'offerta, dal punto di vista, diciamo, un miglioramento qualitativo dell'offerta diagnostica, sapendo che una offerta diagnostica di qualità permette l'elaborazione di una strategia terapeutica di qualità, e la strategia terapeutica è volta al miglioramento dei risultati nell'interesse delle persone. Non solo nell'interesse delle persone, ma io credo che la qualità di un'offerta sanitaria non dipenda dal costo dell'offerta sanitaria, ma sia indipendente da questa, e nel caso specifico delle patologie arteriose, già il fatto di migliorare la diagnostica sia in campo arterioso come in campo venoso permette di selezionare più correttamente le persone che possono essere beneficiari di un trattamento invasivo e permetta anche nello stesso tempo di aumentare la percentuale di persone che possono beneficiare di trattamenti non invasivi. E mi riferisco ad esempio nel campo della patologia arteriosa a una corretta selezione dei pazienti per i quali l'indicazione chirurgica è l'opzione migliore per loro, ma anche di tanti pazienti nei quali l'opzione chirurgica non è strettamente necessaria e possono beneficiare di cambiamenti delle abitudini di vita o di atteggiamenti, diciamo, conservativi. A tutto vantaggio non solo loro ma anche della cognitività, se pensiamo ai costi terapeutici che hanno certe pratiche. E lo stesso dicasi in campo venoso: esistono pazienti che devono accedere a un trattamento terapeutico invasivo, pazienti invece nei quali questa è solamente un'opzione ed esistono delle alternative a parità di efficacia terapeutica. Io penso alle terapie elastocompressive, alle terapie posturali, eccetera. Per cui diciamo che il miglioramento della qualità della diagnostica va a vantaggio di tutti i soggetti che sono coinvolti nel trattamento sanitario, quindi i pazienti, le istituzioni che sono preposte alla gestione dei trattamenti sanitari, che utilizzano fondi che per la gran parte sono fondi pubblici, per cui sono fondi dei cittadini,
Per cui ecco che tutti sono interessati a un miglioramento qualitativo nella diagnostica e qualitativo nella formulazione delle strategie terapeutiche. E questo è il messaggio fondamentale della diagnostica emodinamica in campo venoso ma anche arterioso, ed è quello che si prefigge la diagnostica emodinamica, cioè vedere quello che io ho davanti e pensare qual è la soluzione migliore, ma soprattutto sapendo esattamente quello che io ho davanti. Ecco quindi che questa sarà l'occasione per molti colleghi per assistere, diciamo, a discussioni di altissimo profilo e di altissimo livello, che potrà essere magari per molti una prima occasione di ascoltare questi discorsi di un certo tipo, ma potrà essere anche l'occasione per chi ha partecipato ai corsi organizzati in questi 10 anni per ritrovarsi, per puntualizzare, per vedere che cosa è cambiato nel frattempo, per poter, diciamo, dare un riassetto a quella che è la propria attività quotidiana.